Ciao a tutti! Oggi prepareremo il panettone al pistacchio. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 ore circa. Gli ingredienti per la biga sono acqua, lievito di birra fresco e farina di tipo 00. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, e il lievito. Ed azioniamo il bimby per 2 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina ed impastare per 3 minuti in modalità spiga. Trasferire il composto in una ciotola e lasciar lievitare per almeno 8 ore. Trascorse le 8 ore, la biga è pronta, adesso prepareremo il primo impasto. Gli ingredienti per il primo impasto sono acqua, lievito di birra fresco, farina di tipo manitoba, farina di tipo 00, tuorli, zucchero e la biga. Diamo il via alla ricetta. Mettere nel boccale l'acqua. Il lievito. Ed azionare il bimby per 2 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la biga. La farina manitoba, la farina di tipo 00, i tuorli, e lo zucchero. Ed impastare per 3 minuti. In modalità spiga. Lasciare lievitare nel boccale con il coperchio chiuso per almeno 1 ora e 30 minuti circa. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato. Passiamo adesso alla preparazione del secondo impasto. Gli ingredienti per il secondo impasto sono burro, sale, scorza d'arancia grattugiata, vanillina, tuorli, uova, farina di tipo manitoba, farina di tipo 00, zucchero, miele, granella di pistacchi, aroma di panettone, aroma di mandorle, pasta di pistacchio e il primo impasto. Diamo il via alla ricetta. Al primo impasto aggiungiamo la farina di tipo manitoba, la farina di tipo 00, lo zucchero la vanillina. Il miele, le uova, i tuorli, la scorza d'arancia,
il sale, l'aroma di panettone, l'aroma di mandorle ed azioniamo il bimby per 6 minuti in modalità spiga. Azionare il bimby per 5 minuti in modalità spiga e dal foro del coperchio aggiungere prima il burro e poi la pasta di pistacchio. Azionare il bimby per 3 minuti in modalità spiga e dal foro del coperchio aggiungere la granella di pistacchi un po' per volta. Trasferire l'impasto in una ciotola ben infarinata, coprire con un canovaccio e lasciar lievitare per almeno un'ora. Trascorso il tempo, trasferire l'impasto in uno stampo per panettone da un chilo e lasciare lievitare fino a quando non avrà raggiunto il bordo. Facciamo lievitare fino a quando l'impasto non avrà raggiunto il bordo in forno spento con luce accesa. Trascorso il tempo, coprire la superficie con carta da forno e cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 45 minuti circa, posizionandolo nella parte più bassa del forno. Fare la prova a stecchino e se necessario continuare la cottura ancora per qualche minuto. Successivamente sfornare e far raffreddare il panettone capovolto a testa in giù in sospensione. Il panettone è cotto, l'abbiamo riposto a testa in giù. Lasciamolo raffreddare del tutto prima di rigirarlo. Trascorso il tempo, il panettone si è raffreddato, adesso praticare dei fori con l'aiuto di un bastoncino. Con l'aiuto di una siringa, farcire il panettone con la crema di pistacchi. Dopo aver farcito il panettone, prepariamo la glassa. Gli ingredienti per la glassa sono panna fresca, cioccolato bianco, pasta di pistacchio e granella di pistacchi per decorare. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo nel boccale la panna. Ed azionare il bimby
per 2 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungere il cioccolato bianco e lo facciamo sciogliere per 3 minuti a velocità 3. Aggiungere la crema di pistacchi ed amalgamare per 2 minuti a velocità 3. La glassa è pronta, versarla sul panettone. Spolverizzare con granella di pistacchi. Lasciare solidificare completamente la glassa. Panettone al pistacchio. Grazie e alla prossima ricetta!